Simona, lunedì ci hai detto che avresti parlato di una crema dolce, spalmabile, che piace ai grandi e ai piccini. Noi sappiamo qual è la squalella, che gli piace tanto anche a Squaletto. Ciao amici! Oggi, come promesso, vi faccio vedere come fare da soli uno dei dolci più diffusi nelle case degli italiani. E non è la torta di Nonna Papera. Noi lo sappiamo perché abbiamo visto il tuo video di lunedì. Sì, ogni lunedì o martedì, se sono molto impegnata, vi aspetto per annunciarvi i video della settimana, per salutarvi e chiacchierare insieme di news, curiosità, attualità. Per seguire tutte le novità del canale nel modo più semplice, iscrivetevi al canale, è facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vedere i nuovi video. Tornando al nostro dolce, parlo della Oh my God. la crema spalmabile dolce più venduta. Pensate che tra tutti i dolci del Oh produttore, la my God. copre il 20%. I tedeschi sono i più golosi Oh di my God. al mondo, ma anche in Italia credo che quasi tutti l'abbiamo mangiata almeno una volta, o no? Sì, io sul pane, sulle fette biscottate e direttamente dal vasetto. Sì, e oggi vediamo come sostituirla con un'alternativa altrettanto golosa, ma sana e light. Ah, che bella idea! Anch'io la compro, la metto lì e dico, ma sono un po' ogni tanto. Poi dopo 2 giorni è già finita tutta. Non riesci proprio a resistere, eh? Lo so, fa questo effetto. Non solo io, anche lui. Sentite questa. Qualche tempo fa ero in un bar, stavo bevendo un caffè d'orzo, senza zucchero, come piace a me, e la barista, una donna della mia età, mi guardava e ha iniziato a parlare. Diceva che lei non può fare a meno dello zucchero, dei dolci, anche quando era a dieta. Allora io le ho detto, ho un segreto per non mangiare dolci, basta non averli in casa. E lei mi ha risposto, eh sì, è vero, pensi che finalmente ho smesso di comprare la Oh Nutella. my God. Mi ha colpito perché era felicissima, come se avesse superato una prova impossibile. È come darle torto. Infatti, ora vi dico gli ingredienti della mia Oh my God. la mia crema spalmabile più sana e golosa che ci sia. Nel frattempo, se vi piace l'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Per fare la ricetta servono 200 g di nocciole, ovviamente sgusciate e pelate, 150 g di cacao amaro, 220 ml di latte di avena o di soia e 10 ml di olio di oliva o di cocco, che non è l'olio di palma, è l'olio del cocco. Se volete farla un po' più dolce, potete aggiungere 2 o 3 cucchiai a piacere di succo di agave, quindi zucchero non ce n'è. Squaletto vuole sapere perché la squalella è così buona e fa tanto male. E perché non riesce a farne a meno? La risposta sta in una parola. Zucchero. Su 400 grammi di prodotto, la metà è zucchero bianco, i cui danni ho descritto in questi video. Poi viene il controverso olio di palma, ben 80 grammi. Praticamente il 75% del vasetto sono ingredienti industriali. E poi ci si stupisce perché non faccia bene. Tutto quello zucchero e i grassi e la consistenza cremosa data dall'olio di palma, tutto crea dipendenza. Oh mamma, qui ci vuole proprio la tua crema spalmabile. Ecco come si prepara. Si fa così. Prima si frullano le nocciole in un frullatore ad alta potenza o in un robot da cucina fino a quando diventano non una farina, ma un burro oleoso. Poi aggiungo il cacao e frullo bene. Poi aggiungo il latte e l'olio e infine il dolcificante se necessario e frullo bene tutto fino a quando diventa molto cremoso.
Ed ecco la mia crema spalmabile. Grazie Simona! Anzi... Farsi le cose in casa è sempre la soluzione migliore. Nei commenti scrivetemi se vi piace questa ricetta, se l'avete provata e com'è andata. Comunque non cercate di spacciarla in casa come se fosse quella originale. L'industria ha mezzi potenti per agire sul gusto che noi a casa non abbiamo, ma a casa abbiamo la soddisfazione di fare le cose con le nostre mani e soprattutto di sapere cosa stiamo mettendo dentro il nostro corpo con i risultati che vogliamo noi e non l'industria della dipendenza dagli zuccheri. Chissà quanti bambini e adulti si fanno fuori vasetti interi senza sapere che si stanno facendo del male. Se volete diffondere anche voi questa cultura del fai da te più libero, sano e naturale, condividete questo video. Io vi aspetto al prossimo video. Nel frattempo, sempre trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Farsi le cose.